ritardo, ma il perdurare, diciamo così, del Consiglio dei Ministri non ci ha consentito di cominciare, però il Ministro, siccome ci porta buone notizie, tutto sommato mi sembra un fatto positivo per cominciare anche con grande ritardo, insomma. Bene, grazie. Intanto ovviamente il ringraziamento personale e come Presidente ovviamente della Regione Calabria per la presenza del Ministro Clini in questa circostanza, per la sottoscrizione di questo accordo quadro che mettiamo in campo come, diciamo così, di concerto col Ministero, ed è un accordo quadro che è finalizzato alla città di Cosenza. È un accordo sperimentale, cioè un'iniziativa che noi avviamo d'accordo con il Ministero per aggredire uno dei problemi storici del nostro territorio, che è legato ovviamente all'ambiente e quindi a tutte le attività relative a questo comparto, dalla promozione dell'efficienza energetica delle fonti rinnovabili alla gestione integrale ed efficiente delle risorse idriche, e quindi con le questioni riguardanti ad esempio la riduzione delle perdite. Voi sapete molto bene che in Calabria tendenzialmente c'è una percentuale media di perdita delle risorse idriche che si aggira intorno al 40-45%, nella città di Cosenza decisamente sembra superiore questo dato. Tra l'altro la città di Cosenza è una delle città, io pensavo quando ho fatto il sindaco di essere una delle città ultime, no? Cioè di avere una sorta di mappa dell'aspetto legato alla rete idrica, alla rete ovviamente fognari e così via. Il sindaco giustamente insieme ai suoi assessori sta lavorando alla Clemente per cercare di recuperare anche su questo uno studio in grado di orientare i lavori e quindi gli investimenti da realizzare sul territorio, proprio per studiare bene questo sistema. Alla gestione del ciclo dei rifiuti, quindi con particolare riferimento alla raccolta differenziata, al recupero, e questo è un altro dei temi che speriamo la prossima settimana di trattare in sede, diciamo così, ministeriale insieme ai più stretti collaboratori del Ministro, perché abbiamo focalizzato molto l'attenzione sul tema della raccolta differenziata. Ricordate sicuramente la problematica che lo scorso anno soprattutto la provincia di Cosenza ha subito legato proprio al tema dei rifiuti, e quindi la promozione della mobilità sostenibile con riferimento particolare alle integrazioni dei sistemi di trasporto tra Cosenza e le città limitrofe e la valorizzazione delle risorse naturali, quindi compreso ovviamente le aree verdi urbane. Questo è un po' il quadro entro il quale ci muoviamo attraverso questo tipo di accordo, e ovviamente è un'azione che mettiamo in campo per la città di Cosenza, ma che poi, così come ha già dichiarato e sarà il Ministro a confermarlo, diciamo l'opportunità, la possibilità di fare un analogo discorso con tutte le altre città, in modo da realizzare dei passaggi graduali e incominciare a risolvere le problematiche che sono sul nostro territorio. Attraverso cosa? Attraverso una serie di azioni importanti che sono legate sia allo strumento dei fondi che ha il Ministero, diciamo fondi propri, che sappiamo non essere tantissimi, insomma, ecco, e questo lo sappiamo molto bene, però attraverso questo tipo di canale di finanziamento. Un altro canale di finanziamento è quello legato ai fondi POR, e su questo faremo un gioco di squadra e concerteremo col Ministero ovviamente le varie soluzioni. E insieme a questo ci aggiungerei quello legato ovviamente ai fondi FAS, dove noi, anche nell'ultimo incontro che ho avuto nei giorni scorsi col Ministro, le ringrazio per una lunga riunione, un colloquio molto proficuo a mio giudizio, abbiamo anche focalizzato una serie di problematiche che attanagliano il nostro territorio. Una è sicuramente quello che oggi il CIPA ha riconfermato, sono i finanziamenti legati al tema dell'assetto idrogeologico, che è un altro dei temi più attenzionati e che più ci hanno preoccupato, perché una parte di queste risorse erano state inizialmente sottratte. Poi attraverso l'impegno del Ministro si sono recuperate queste risorse su varie fonti di finanziamento, ma siamo riusciti a recuperare per intero il pacchetto. Dall'altra siamo in, diciamo così, in fase di preparazione, di ultimazione, quell'altro finanziamento importante che speriamo possa andare a breve anche al CIPE,
legato al tema della depurazione. E su questo il Ministro sa molto bene che noi contiamo molto su questo tema, su questo finanziamento, perché ci può risolvere. Da una parte noi abbiamo messo in campo questi 38 milioni per i comuni di costiere e così via, però è chiaro e sapete molto bene che sarà una parte del problema risolto con 38 milioni di euro. Se riusciremo a portare a casa un finanziamento decisamente diverso e corposo che noi abbiamo messo in campo con questo studio, che è legato anche alle infrazioni comunitarie, abbiamo l'obbligo di dare una risposta rispetto a questo tema che ci impone l'Europa, e ovviamente a scalare anche finanziare tutta una serie di altre iniziative importanti. Su questo io ho chiesto al Ministro un impegno straordinario e devo dire la verità, ho trovato come sempre la grandissima disponibilità e grandissima sensibilità, quindi speriamo nelle prossime settimane di focalizzare anche questo altro intervento. Per noi questo sarebbe un altro grande respiro, perché questa idea ci consentirebbe di riuscire a programmare il problema e quindi la totale risoluzione del problema ovviamente del mare, ma della depurazione in genere, che è ovviamente una cosa ancora più importante rispetto al mare, che è un fatto temporale magari e così via. Quindi oggi concludo, sottoscriviamo questo accordo, dimostra anche questo il modo di governare da parte dei nostri amministratori, quindi il plauso, il ringraziamento va anche al sindaco Mario Chiuto. Spesso Ministro, l'emergenza, come tu sai molto bene, soprattutto nel mezzogiorno ci coinvolge, noi siamo sempre a rincorrere i problemi. Questo protocollo, questo accordo che oggi sigliamo è la dimostrazione che sul nostro territorio regionale questa classe dirigente ha una visione strategica di prospettiva, quindi studia i fenomeni, studia le problematiche, le individua, le canalizza all'interno di un contesto come questo e poi attraverso le varie fonti di finanziamento tende verso la sua risoluzione dei problemi. E credo che questo sia un modo per dimostrare che la politica si riappropria di un ruolo importante, che è quello della pianificazione degli interventi, della capacità progettuale e quindi della capacità di intervento e quindi di soluzione e di risposta al cittadino. E che quindi credo che questo è oggi quello che si realizza attraverso questo accordo, nella speranza di poterci ritrovare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per comunicare insieme altri interventi, altri finanziamenti e quindi altre risposte al nostro territorio. Passerei la parola al sindaco. Grazie, buonasera. Io solo poche parole, soprattutto per ringraziare il ministro Fini che è qui stasera. Noi, come sapete, a Cosenza abbiamo puntato sin dall'inizio su Cosenza città sostenibile, proprio l'abbiamo indicato sia come punto fondamentale proprio della nostra idea di città in campagna elettorale, poi subito dopo nell'attività di programmazione al momento dell'insediamento. Quindi noi Cosenza città sostenibile, una Cosenza che intende perseguire tutte quelle buone pratiche, cosiddette buone pratiche urbane, che sono legate soprattutto alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. Quindi per questo io, ripeto, già da qualche mese noi avevamo sottoscritto a Cosenza un accordo su queste tematiche, un accordo che ci ha portato nei mesi scorsi già a lavorare da subito su problemi importanti come quelli della gestione del ciclo dei rifiuti. Siamo partiti subito con la differenziata, che prima a Cosenza non era praticata. Abbiamo fatto il contratto, stiamo già in alcune frazioni, siamo già al 50% di raccolta differenziata e stiamo arrivando nel centro della città. Siamo partiti subito con l'individuazione di un sito anche per creare un centro di valorizzazione e di selezione dei rifiuti. Ringrazio a questo proposito che è qui presente il Movimento 5 Stelle, gli amici che con noi stanno collaborando proprio con questo spirito di cittadinanza attiva, senza disinteressatamente, proprio, anzi con l'interesse proprio di portare, caro Presidente, una volta si trovano anche da tutti gli schieramenti, anche i candidati avversari, quindi voglio ringraziare pubblicamente, che ci hanno dato anche la possibilità di
di collaborare su alcuni temi addirittura di approfondire. Siamo stati anche a Vedelago a visitare un centro di valorizzazione dei rifiuti e di riciclo che è all'avanguardia, con il quale abbiamo stabilito anche un accordo. Quindi la gestione del ciclo dei rifiuti, un approfondimento, fra poco partiremo oltretutto proprio con una circolare veloce, quindi abbiamo studiato bene il sistema della mobilità a Cosenza e quindi stiamo puntando sull'incremento del sistema di trasporto pubblico urbano attraverso alcune circolari che partiranno a fine mese e che consentiranno di ridurre il traffico veicolare e quindi disincentivare l'uso delle autovetture, diminuendo ovviamente l'inquinamento ambientale e conseguentemente anche la congestione urbana. Quindi stiamo incentivando tutta una serie di altre politiche che riguardano le energie rinnovabili e anche su questo abbiamo presentato diversi progetti. Abbiamo fatto uno studio approfondito sulla gestione delle risorse idriche, lo diceva prima il Presidente, a Cosenza c'è una dispersione di quasi il 75% di acqua dalle tubature, questo vuol dire che noi non riusciamo a dare un servizio ai cittadini, che acquistiamo acqua, produciamo acqua in quantità enorme rispetto a quella che poi dovrebbe servire realmente, quindi c'è uno spreco assoluto di risorse. Nello stesso tempo, vuol dire, non possiamo avere in pressione le tubazioni per tutta la giornata e quindi non riusciamo a erogare tutta la giornata l'acqua ai cittadini che giustamente si lamentano. È un problema atavico su cui però noi, grazie a questo protocollo con il Ministero, abbiamo già approntato una prima analisi e diagnosi approfondita, per cui adesso interverremo con quelle oltretutto che sono le risorse che ci sono anche a disposizione nei piani. Abbiamo fatto degli studi sul verde, abbiamo un piano di un'analisi